Bene ragazzi, continuo col parlarvi dei compressori e delle loro caratteristiche e del loro utilizzo. Oggi vi parlo appunto invece di quali sono i compressori più adatti per il trattamento della voce. Allora, dico una cosa forte, dal mio punto di vista sulla voce tutti i compressori vanno bene, perché la voce è veramente un elemento talmente, come dire, talmente pieno di caratteristiche, è talmente complesso che veramente ci ho utilizzato di tutto. Però c'è comunque una famiglia, almeno due macro famiglie di compressori che possono essere, come dire, più indicati per la voce. Allora, ci sono ovviamente due scuole di pensiero. C'è chi preferisce compressori trasparenti, in special modo sulle voci per non colorare troppo, e c'è chi, come il sottoscritto, preferisce compressori colorati. A me piace colorare tanto la voce, quindi quando vado a comprimere la voce non è solo una gestione della dinamica, ma è anche un vero e proprio colore. Allora, per quel che mi concerne e quello che faccio io, il compressore primo top in assoluto che utilizzo sulla voce è un Fat Compressor, un 1166 Reva clone. Purtroppo non ho l'originale perché non si trovano gli originali. È un compressore velocissimo, come tutti i Fat Compressor, che ha un trasformatore sia in ingresso che in uscita e colora tantissimo. Quindi questo compressore mi permette di gestire in modo molto efficace la dinamica e allo stesso tempo di tirare fuori una parte media che è veramente molto molto interessante. Per me, diciamo che sulla voce la prima scelta è questa qui. Solitamente però io comprimo sulla voce in due stadi, utilizzo quindi due compressori molto diversi tra di loro. Infatti il compressore che è nel secondo stadio è un retro sta level, un vecchio limiter amplifier che veniva utilizzato nelle radio negli anni 50. Questo è un compressore a differenza del Reva molto lento e quindi è una compressione molto più naturale. E quindi questo compressore, proprio grazie alle sue caratteristiche molto lente, poi attenzione, è un valvolare, un compressore valvolare, quindi anche questo molto colorato, tende a compattare la voce, mentre il 1166 Reva tende a non dico distruggere, però ad avere un intervento molto deciso. A volte lo spappola anche il suono. Quindi cosa faccio? Utilizzando il retro stra level nello stadio successivo, tra virgolette, come dire, appunto per le sue caratteristiche di compressore lento e naturale, lo va a ricompattare. Ovviamente tutte queste due compressioni sono fatte in modo gentile, magari 2-3 dB un compressore, 2-3 dB un altro compressore. Un altro compressore che può essere simile al retro stra level è il Teletronix, che è l'LA2A, famosissimo, un altro compressore molto naturale, lento, che appunto aiuta a fare delle compressioni a volte anche, come dire, anche di parecchi dB e poco udibili. Uguale anche il retro stra level, a volte si può arrivare anche a 10 dB di compressione, ma per la sua natura lenta e molto, come dire, morbido, questi 10 dB di compressione non si sentono. Ecco, queste sono due famiglie molto conosciute di compressori, quindi il Fat Compressor, il 1176, e questi due tipi di compressori Varimu che possono andare bene o da soli sulla voce in base alle situazioni, o addirittura in accoppiata come faccio io. Bene ragazzi, sperando di esservi stato utile, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!